back in ETV. Bentornati a Balconi TV Milano. Oggi qua con noi un gruppo di Firenze, un duo. Benvenuti a Balconi TV Milano, gli Acquarama. Come state? Molto bene, tu? Io sto bene, grazie. Come Milano rispetto a Firenze? Direi soleggiata, sì, non male. Bella calda anche Milano. In questa calda giornata cosa ci fate ascoltare? Ti facciamo ascoltare il secondo singolo estratto dal nostro album d'esordio Riva. Il brano si intitola Seaplanes. Esiste un video su YouTube che ci ritrae mentre lo suoniamo dal vivo integralmente. Perfetto, dopo parliamo un po' del vostro album. Grazie. In your car while the heat waves still be then rainy then to make the whole thing much easier. My trip is planned, still don't know where I'm going. May God won't let me to sink in the sea again. Me on an island and you on an airplane flying away from the story we're telling, and you on an island and me on an airplane of flying away from the story we've been told. Driving your car while the heat waves still be then rainy then to make the whole thing much easier. My trip is planned, still don't know where I'm going. May God won't let me to sink in the sea again. Me on an island and you on an airplane flying away from the story we're telling, and you on an island and me on an airplane of flying away from the story we've been told. Now you got nothing to know or to realize while taking off on a seaplane and wonder why you feel that thrill that you get when you think about me on an island and you on an airplane flying away from where I was expecting, and you on an island and me on a plane again, on an island and you on a plane. Ti rubo il microfono un attimo. Allora, il 21 aprile è uscito il vostro album, sì. Ma so che siete reduci da un tour estivo molto proficuo, abbastanza giusto? Nutrito, sì, il tour è iniziato in realtà con qualche data zero, prima dell'uscita dell'album. Siamo partiti il 31 di marzo e ci siamo fermati per il momento ai primi di settembre, ma adesso poi ripartirà tutta la fase autunnale ed invernale. Nel mentre tutte queste date, il 22 di aprile abbiamo presentato questo album aprendo il concerto dei francesi La Fame in un auditorium molto bello che sta a Firenze, che è quello che si vede, il palco che si vede nel video di Seaplanes, del brano che ti abbiamo appena suonato. Poi verso la fine di giugno abbiamo suonato al Circolo Magnolia qua a Milano insieme a un gruppo molto bello canadese che si chiama Bad Bad Not Good. Poi abbiamo fatto compagnia ai Selton, a Bruno Ri Sasse, One Dimensional Man, insomma abbiamo fatto un bel giro, punta nord Cuneo, punta sud Lamezia Terme, insomma l'Italia l'abbiamo... Non vi siete fatti mancare nulla, insomma. A proposito di video, io ho visto in particolare il video di Coral, che non so se si può dire così, ma un po' riassume... la vostra anima, perché è molto colorato, mm-hmm.
però allo stesso tempo ha, come dire, delle forme, delle situazioni un po' fredde, quasi alienanti. Sì. Il video te lo può raccontare meglio di me Guglielmo, che lo ha montato e realizzato in realtà. Sì, diciamo, tutte le grafiche sono opera di una illustratrice francese che si chiama Clémence Châtel, che è la ragazza che ha contribuito alla realizzazione della cover del nostro disco. E, prendendo spunto da, diciamo, questo suo artwork, io che, diciamo, come background ero animatore, mi occupavo di arte digitale in genere, ho fatto, diciamo, le animazioni e ho realizzato tutto il video, che sì, riassume un po' quelle che sono le nostre ispirazioni e quello che è il nostro immaginario, ecco. Siete, mi sembra di capire, un progetto oltre che musicale anche visivo in qualche modo? Sì, visto, diciamo, abbiamo cercato sia io che Dario di fondere quelle che erano le nostre esperienze precedenti a questo progetto, e appunto io ho messo la mia esperienza da visual designer, mentre Dario si occupa più della parte musicale, che era, diciamo, il mondo dal quale veniva lui, ecco. Per quanto riguarda invece le collaborazioni, tu l'hai citato prima, anche in Coral c'è la collaborazione. C'è Daniel Blenz, sì. Batterista dei Selton, giusto? Il batterista di Selton. Lui l'abbiamo conosciuto tramite un nostro caro amico, che è un musicista brasiliano che si chiama Thomas Di Cunto, detto Toco in arte. E lui, già amico di Daniel da anni, ha pensato, insomma, che dato un po' le sonorità del nostro album, che volevano includere delle suggestioni tropicaliste, lui fosse la persona adatta. Quindi Daniel si è presentato in studio con una grande borsa piena di percussioni della sua terra, del Sud America e del Brasile in particolare, si è chiuso in sala d'incisione per 6 ore di fila e ha dato il suo contributo al disco. Per quanto riguarda l'unione con altri artisti, c'è il nome del produttore del vostro album, che so che è legato anche ad altre realtà italiane. Sì, l'album è stato interamente registrato, mixato e coprodotto da Marco Livi, la persona in questione, ma anche Marco ci è stato presentato da Toco, che quindi ci è servito in questa fase iniziale del nostro lavoro per creare delle connessioni importanti, perché quella con Marco poi si è evoluta, andrà avanti anche sui prossimi nostri lavori, perché si è sviluppato poi un rapporto umano oltre che professionale. Di Marco avevamo soprattutto apprezzato il suo lavoro nelle produzioni di Gammon, anche su alcune cose sui Selton, in cui affiancava il loro produttore Tommaso Colliva. Perfetto, ragazzi, avete detto, insomma, tutto il necessario, mi sembra. Vi ringrazio tantissimo per essere stati sul nostro balcone. Vi do appuntamento alla prossima su Balconi TV Milano. Back in ETV.